Benvenuti a tutti ragazzi o bentornati sul canale dei ragazzi del secondo piano sulla rubrica Level Up su Captain Tsubasa Dream Team in compagnia di Stefano per andare appunto a parlare di quello che avevo già annunciato nello scorso video, ossia questi giocatori che sono appena arrivati del Dreamfest. Quindi andiamo a vederli meglio, dove sia dove inserirli che comunque dove appunto giocarli, dove breccarli. Allora, facciamo un discorso rapido perché oggi siamo qui più che altro in veste di pullatori, ossia ci andiamo a pullare qualche Dream Ball, ossia l'ultimo step del Black Friday, poi un ticchettino garantito, insomma ce ne abbiamo di cosette da parte. Allora, chiaramente ci tengo subito a dire che non ho pullato sul Dreamfest e non penso che ci pullerò, come avevo già detto nel video scorso, semplicemente perché non per altro, ma siccome non li gioco, perché ho già delle versioni diverse, ossia ho appunto quello blu di Owari nella tente, quindi inserito in un contesto qualsiasi qualificazioni asiatiche che comunque giocabile con la super solidarietà mi va a dare dei bonus in più ai giocatori principali, ecco. Però c'è da dire che comunque la sua versione Dreamfest è a mio parere un ottimo difensore, un ottimissimo difensore. Ecco, sicuramente se avete a disposizione le tre super solidarietà e magari non avete uguale in latente, o comunque chiaramente guardando i valori sono impressionanti quelli difensivi, specialmente per quanto riguarda contrasto e velocità, veramente un terzino fenomenale, neanche troppo facile da passare, quindi con gli 1-2 o comunque con altre cose. Per quanto concerne il blocco, buono, perché 8500 valore di blocco più anche un 5876 di potenza, che non è moltissimo, ma comunque qualcosa può bloccare chiaramente se avete a disposizione. Però quello che poi è la tecnica di blocco S, perché altrimenti dovreste andare a bloccare con il blocco A nativo della versione Dreamfest appunto. Ok, detto questo, chiaramente come avevo già accennato i valori più forti sembrano essere appunto il pressing difensivo della sabbia, quindi chiaramente il contrasto come caratteristica principale, subito la seconda tecnica di tipo S nativa, appunto un'intercettazione, quindi come secondo valore importantissimo per il giocatore appunto l'intercettazione, quindi già una sorta di indirizzamento per poi quella che è la posizione di terzino, magari in una difesa a 4 o comunque in una difesa anche a 3 volendo. Detto questo, chiaramente il killer di attaccanti, ecco, c'è da fare una precisazione. Questo Warren, essendo killer di attaccanti e avendo quindi un contrasto così alto e poi un valore di stamina 1023, quindi ci consente anche di effettuarla poi questa tecnica più volte nel corso della partita, perché 380 di consumo stamina per un 4,75 di momentum è veramente poco e quindi di conseguenza potremo andare a utilizzarla più volte, fa sì che diventi quello che poi potrebbe accadere, quello che succede poi con Matsuyama Dream Collection, ossia che vi può bloccare anche il tiro con il contrasto, perché chiaramente con il killer di attaccanti va a beneficiare di quel 15% in più di boost contro appunto i vari Lenders, quindi Yuga eccetera eccetera, specialmente quello verde, magari avendo anche il vantaggio di colore è molto più semplice togliergli il pallone anche se sta tirando. Stesso discorso anche per lo Storm, non credete? Perché comunque se il momentum della tecnica è alto, quindi può succedere effettivamente, magari beneficiando di un critico o di qualcos'altro, che vada a togliere il pallone. Ecco perché io mi sento di consigliare, a mio modesto parere, un limit break che va appunto a pompare al massimo quello che è il contrasto e la velocità, se non altro per correre dietro sia gli attaccanti più veloci e per togliere il pallone meglio ancora con quella che poi è la sua skill nativa S. A maggior ragione se non avete il blocco, andate a pompare in primis il contrasto, perché chiaramente sarà la vostra arma, il vostro asso nella manica, anche per contrastare uno, due tiri eccetera, perché il valore è così alto appunto da poter fare questo lavoro. Ecco, come continuerei il limit break? Chiaramente andrei a mettere qualche puntarello, quindi un classico break difensivo, quindi 22 blocco, 22 intercettazioni, 3 potenza, 3 maestria, se giocato terzino. Ma poi chiaramente se avete a disposizione il blocco S e magari avete necessità di coprire un buco centrale, forse è meglio fare un break ancora più equilibrato, quindi all'insegna magari di un
di un limit break più improntato verso quelle che sono poi le caratteristiche che più vi aggradano, che più vi servono, di cui necessitate. Ecco perché poi avete a disposizione anche quei ticket che poi vanno appunto a resettare il limit break. Vedete come si muove il giocatore attraverso il primo break che fate. Io, consiglio mio, ripeto, andate a pompare maggiormente quello che è il contrasto, e poi se non vi aggrada la cosa potete sempre utilizzare quei ticket e magari improntarlo sia in una maniera più equilibrata, quindi con un occhio di riguardo per tutte e tre le statistiche difensive, chiaramente non considerate minimamente l'attacco, e per quanto concerne appunto se poi avete più bisogno di un blocco e avete questo blocco S a disposizione, andate a mettere un occhio di riguardo sul blocco qualora vi servisse il blocco, anche se giudicare dalla potenza non lo so quanto poi possa essere utile il blocco. Ripeto, contro gli attaccanti poi è un altro discorso. Se vi tira un CA la passiva non si attiva. Se però dovesse tirare appunto un giocatore attaccante, quindi un Kojiro Yuga, uno Schneider, quello che volete, lì la passiva si attiva e comunque il blocco comincia a diventare una cosa veramente buona. Ok, andiamo a vedere la versione di CA Incheon Dreamfest. Allora, c'è da spendere due parole riguardo alla scelta di Club Games, perché comunque, considerando che c'era già un CA Incheon verde latente, che devo ammettere molto molto buono, specialmente per le diverse coppe che uscirono con le limitazioni, perché con il killer di giapponesi comunque andava a compensare quel bonus che poi prendevano i due portieri Dream Festival giapponesi, anche se tutti e due beneficiavano della passiva appunto. Lui poteva compensarla perché anche lui ha il killer di giapponesi, poi con quel 3% in più dentro l'area era un'ottima carta, ok. Ora arriva appunto questo Dreamfest verde. Allora, chiaramente una carta molto buona per quanto riguarda i valori di attacco, ma questo ci sembra logico, considerando specialmente che è un attaccante puro, solo giocabile in attacco. Beh, se andiamo a vedere i valori, appunto quell'8600 di tiro è un buon tiro, anche il 7474 di potenza è ottimo. E ricordiamo che c'è Incheon adesso a disposizione da poco anche un dribbling farmabile, quindi ottimo anche quel 7800 di dribbling con quel 6100 di velocità. E la maestria non è male, tanto quanto non lo è il passaggio è reperibile, il passaggio del carro armato, quindi un giocatore che si può costruire benissimo. E da notare anche quel contrasto 8000. Ok, quando succede questo è difficile fare un limit break, a seconda se dovete poi recuperare palla o se dovete appunto costruire qualcosa in attacco molto più velocemente. Le scelte sono fondamentalmente due. Allora, se volete più opzioni di attacco, chiaramente andrete a potenziare. Vabbè, è chiaro che il tiro va breccato con 25 e la potenza con 25. Poi potreste fare un classico full attacco, quindi 22 al dribbling e 22 punti al passaggio, 3 alla velocità, 3 alla maestria, per avere più opzioni. Chiaramente quell'8000 di contrasto va comunque bene, perché aumentando appunto poi anche se di soli 3 punti la velocità, i difensori non hanno chissà quale dribbling, chissà quale valore di dribbling, quindi potreste recuperare palla, non dico facilmente, ma poco ci manca. Ok, se non volete invece fare questa cosa potrete andare a fare un limit break semi-ibrido, andando quindi a non calcolare quello che poi è il valore di passaggio quando andate a distribuire i punti, ossia andando a dare un 25 punti al dribbling, un 25 alla velocità, un 25 al tiro, un 25 alla potenza, perché andando a dare quel 25 punti alla velocità voi avrete anche un beneficio su quello che poi è l'8000 punti di contrasto, e con un 1051 di stamina si può anche pensare, magari anche sotto full power, di cercare di recuperare il pallone attraverso il contrasto S di CA Incheon, che comunque è già a disposizione della carta stessa. Ora, chiaramente finalmente arriva con un tiro con un momentum molto alto, perché il verde non aveva questo momentum chissà quanto fenomenale, e questo ha un cannone del carro armato, quindi 485 di momentum e 445 di consumo stamina, che comunque è buono ragazzi, molto molto buono. Il dribbling del carro armato A è farmabile, quindi nessun problema. Per quanto riguarda il contrasto del carro armato pesante si potrebbe riperire, ma diciamo sì, lasciatelo così, o comunque se volete investire qualcosa non lo so quanto poi convenga, perché è sempre meglio pompare il tiro su un attaccante. E per quanto concerne la sua passiva, sicuramente giocabile in una full verde, o comunque giocabile con una super solidarietà, sempre però magari con, per beneficiare ancora meglio
di quello che poi è la sua passiva, appunto con una super solidarietà giapponese verde magari, o comunque europea verde, perché vi va a dare, o comunque sudamericana verde, scusate, perché comunque vi va a dare, avendo 8 giocatori in campo per avere la sua passiva al massimo, vi va a dare un ulteriore boost al giocatore stesso, facendolo diventare veramente un giocatore degno di nota e veramente un buon attaccante. Ecco, se io sto facendo tutti questi complimenti a queste due carte, però perché non pull? Ve lo dico subito. Perché chiaramente non necessito così tanto di questo giocatore, o tantomeno di Owarain, perché qualora io avessi giocato in determinato modo, avrei sicuramente speso qualche Dreamball alla ricerca di questi giocatori. Chiaramente l'avrei fatto. Siccome non gioco in quel modo specifico, non posso andare a spendere le mie Dreamball così. Anche perché neanche i Tachibana, che sono comunque in rate up, mi possono tornare utili. Perché comunque dovrei andare a sostituire quelli che poi sono i miei due Samurai 97, che comunque con l'auto-intercettazione, a seconda del gioco che sto facendo, ho più bisogno di un'auto-intercettazione che di un tiro potente. Il discorso sarebbe leggermente diverso parlando appunto del gemello che ha a disposizione quel valore di intercettazione incredibile. Gemello Dreamfest sto parlando, che comunque potrebbe andare a darmi un ulteriore manforte, ma non ha l'attivazione dell'auto-intercetto automatico con consumo stamina zero, quindi non lo so, non è che sia così tentato da pullare al Dreamfest. Ok, però oggi sono state regalate 50 Dreamball e io vado a finire quello che è lo step del Black Friday e successivamente vado a fare poi un bel ticket. Ma prima di cominciare qualsiasi cosa, vi comunico che finalmente mi è arrivato la Kai che mi mancava e quindi il pot è stato resettato e vado a fare questi 4 ticket senza nessuna speranza, perché ormai ho tutti i giocatori del pot, come sicuramente qualcuno di voi già aveva, adesso finalmente li ho tutti anche io. Quindi di conseguenza l'inutilità totale di questi 4 ticket, andiamo a tirarli così magari andiamo ad aumentare quello che poi è il drop rate, appunto. Se qualora fossero collegate le cose, andiamo a aumentare il drop rate sulle altre pullate, ma io non credo che siano collegate, quindi di conseguenza questo è chiaramente. Fortunatamente abbiamo preso un passaggio guidato A che ci fa sempre comodo, da quel Diaz bellissimo SR. Non me posso neanche lamentare più di tanto. Ah, ecco, il classico problema bellissimo, fantastico degli slot pieni, che non andrò sicuramente ad aumentare in questo video, quindi vado a rimuovere quelli che sono tutti gli spazi possibili, eliminando questi giocatori R, come sempre. Ormai sta diventando un must andare a svuotare l'inventario quando facciamo un video, perché vengo sempre impreparato, perché... perché sono fatto così, dai, perché l'organizzazione sì, ma manco troppo, ecco. Di conseguenza, dai, andiamo a buttare un po' di robaccia qui. Vabbè, basta così, dai, io direi basta così, sì. Vabbè, un tiro B lo possiamo anche buttare, eppure questo. Ok, e abbiamo liberato qualche spazietto, cioè ne abbiamo a disposizione la bellezza di 10, credo, no? 11. No. Addirittura 12, bene così. Quindi pullettino sui ticchettini che abbiamo preso dall'evento, quindi non lui, loro, direi di sì, non abbiamo nient'altro, no? Ah no, abbiamo quelli club volendo, li facciamo dopo. Ok, andiamo a fare un ticket, sì, facciamone uno per volta, dai. Uno per volta, un SR o più. Vediamo se un po' di fortuna arriva. Vediamo. Questi ticket SR o più, chissà. Ci credo poco, eh. Vabbè, quantomeno spero in tecniche utili, quali passo di Kaiser, sempre comodo, i vari rotazioni di Santana, passaggio guidato, dribbling sudamericano. Niente, sano. Vabbè. E andiamo con l'ultimo ticket SR o più. A vedere che cosa ne esce. Andiamo a vedere. Vediamo. Che ci aspettiamo? Un bel SSR. Si sbaglia il gioco, ce lo dà? Quel Misaki maledetto super riserva? No. Tre falchi, credo di no. Così è, speriamo sempre nel classico dribbling. Quantomeno
La parata una mano, va bene la parata una mano. C'è sempre un portiere lì fuori che ha bisogno di una parata una mano, ragazzi. C'è sempre. Ok, fatti questi ticket, io andrei appunto a fare l'ultimo step del Black Friday. E perché no? Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere se... Innanzitutto se riusciamo a prenderne più di due, che poi sono due i garantiti. Magari arriva Roberto, ne tira fuori 3, 4, 5. Possibile 5? Non lo so, però penso di sì, eh. Qualcuno sia successo 5 SSR. Ah, freccia blu addirittura. Allora non penso, no. È finita ragazzi, è finita. Questo Misaki porta malissimo. È la sfiga fatta persona. Vabbè. La prima sicuramente è un SSR. Andiamo a vedere chi è. Vediamo questo Black Friday, dai. Vediamo. Black Friday. Ah, che bello. Ah, bellissimo, bellissimo. Fantastico, incredibile. Bene così, bene così. Benissimo. Ah, i due doppioni. Vabbè, l'abbiamo fatto. Ci avevamo creduto in qualcosa di buono. Speravamo quantomeno in un tentativo per un giocatore nuovo, ma niente. È quello che è. E adesso ultimissimo ticket, sempre alla ricerca di quel benedettissimo Misaki Super Riserva. Non riesco a trovarlo, sarebbe l'anello mancante per il mio team. Non riesco proprio a trovarlo. E il Misaki Super Riserva, non ci si riesce a trovarlo, ma va bene, va bene. Va bene così. Vediamo. Coriandoli. Oh, la fiamma arcobaleno. Vabbè, costiamoci in animazione, va. Sanae Tsubasa. E niente. E poi arriva Roberto a confermare il fatto che molto probabilmente sarà qualcosa di estremamente inutile. Ah no, eccolo qui, il giocatore club. E questo ci servivano un poco, ragazzi. Bene così, l'abbiamo chiamato Jaincheon. Attenzione. Attenzione, bellissima carta. Sì. Bene, bene così, con colpo vigoroso. Sì, ci interessava non poco. Siamo felici di questo. E su questa schermata direi che ci lasciamo, appunto. Intanto, ragazzi, come sempre vi invito, come detto negli scorsi video, a cercare tra quelle che volete le varie playlist il format che più preferite. Tutto rigorosamente ordinato da me. Poi avete anche a disposizione dove seguirci, quindi sia Instagram i ragazzi del secondo piano, l'omonima pagina Facebook i ragazzi del secondo piano, e come sempre vi ricordo di, e vi invito, ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre sintonizzati con noi. Detto questo, anche per oggi, dalla rubrica Level Up, da Stefano, dai ragazzi del secondo piano, è proprio tutto. Ciao!